Ciao, sono Enrico Marulli, sono responsabile del settore di agricoltura di Eta Beta, che è una cooperativa sociale che a Bologna da quasi 30 anni lavora cercando di creare impresa e per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione. Oggi siamo qua al mercato ortofrutticolo di Bologna, dove abbiamo piantato 3 albicocchi come parte di un progetto per rigenerare una parte di città e cercando di compensare le emissioni di anidride carbonica che varie attività di promozione del settore ortofrutta generano. E pianteremo una novantina di alberi cercando di utilizzare delle tecniche che migliorino la ritenzione idrica e quindi cercando di risparmiare su tutto quello che è il consumo di acqua, che in questi tempi è una risorsa sempre più preziosa. In particolare oggi abbiamo aggiunto del compost per aumentare la sostanza organica e la capacità di ritenzione idrica e abbiamo coperto le piante con della pacciamatura che abbiamo in questo caso avuto la fortuna di poter sfruttare dei materiali che sarebbero stati lo scarto di un'industria del settore manifatturiero che sta qua attaccato alle roveri e loro hanno queste bobine incartate con dei dischi di cartone che verrebbero altrimenti buttate. Noi le recuperiamo e le possiamo utilizzare come base per la pacciamatura. Questo ci permette di non avere, diciamo, le erbe infestanti e di ridurre le necessità di irrigazione. Oltre al cartone utilizzeremo del cippato di legno che aiuterà a mantenere il cartone per più tempo possibile ed anche un certo effetto estetico. Tutti sono materiali organici, quindi non solo fungeranno da pacciamatura, ma si decomporranno lentamente nel tempo, arricchendo quindi il terreno in cui crescono gli alberi. Diciamo perché siamo qua oggi? Siamo qua oggi perché nell'ambito di queste attività c'è un'attività molto particolare che è quella proprio della creazione di questo frutteto a emissioni zero. Quindi diciamo attraverso la cattura di CO2 possiamo così in questo modo testimoniare proprio in maniera operativa, molto vivibile e concreta come si possa rendere questo progetto e tutto il biologico molto molto sostenibile, andando anche a contrastare quelle che sono le emissioni derivanti invece da altre attività del progetto. Una cosa molto bella di questo frutteto, diciamo dimostrativo di questo frutteto ad emissioni zero, è che crediamo di essere riusciti a fare un'economia circolare intorno a questa idea, perché appunto grazie alla collaborazione del CAB sicuramente, ma anche diciamo della cooperativa Eta Beta. Che cosa andiamo a fare? Attraverso la cooperativa andiamo a raccogliere la frutta che sarà presente negli alberi fra un po' e poi attraverso cucine popolari potremo appunto distribuirla tra le persone diciamo più bisognose. E questo è molto bello perché si chiude un cerchio, no? E si rende diciamo anche in considerazione del fatto che l'agricoltura può essere in questo momento anche molto difficile dal punto di vista economico, un aiuto, un comparto trainante di tutta l'economia, ma anche proprio in considerazione del fatto che io credo, come tanti altri, che questa sostenibilità diciamo ambientale può essere vera solo se c'è anche una sostenibilità delle persone, della situazione economica delle persone, soprattutto di quelli più bisognosi. E quindi insomma siamo qua perché siamo particolarmente orgogliosi dell'attività che stiamo portando avanti. Ci fa particolarmente piacere ospitare al CAB questa sperimentazione concreta di 90 alberi per il progetto Made in Nature, che ha una duplice valenza. Da un lato poter mostrare alla città che il CAB è un luogo concreto dove
si può diventare sostenibili. Questo vale per gli operatori, per le famiglie, per tutti quelli che fruiscono di questo luogo. Dall'altro, il CAB come contributore alla missione clima della città. Questa città si è data l'obiettivo di una neutralità climatica al 2030, bisogna ridurre le emissioni e l'obiettivo è molto ambizioso. Già con il PNRR noi abbiamo dato un forte contributo perché amplieremo il nostro parco fotovoltaico, realizzeremo un biodigestore. Anche queste piccole dimostrazioni, come quella dell'installazione di 90 alberi e quindi di un frutteto biologico, dà la prospettiva a tutta la città. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo un motto al CAB, cioè che tutto quello che facciamo deve essere buono ma anche giusto. Essere biologici, innalzare la qualità, poter allargare questa prospettiva in tutta la città non è solo un tema di qualità del prodotto ma è anche un tema di giustizia sociale, quindi ringraziamo Made in Nature e tutti gli attori che hanno contribuito per aver aiutato il CAB a promuovere questo suo slogan del buono e del giusto. Beh, oggi inauguriamo questo primo embrione, questo primo nucleo di frutteto che sarà poi coltivato secondo i criteri dell'agricoltura rigenerativa. E agricoltura rigenerativa è un'agricoltura che tiene in primaria, in assoluta considerazione, la salute del suolo. Il suolo, la capacità del suolo, per esempio, di assorbire CO2 è legata alla sua salute, quindi alla presenza di una miriade di microrganismi, di insetti che rendono il suolo assolutamente vivo e capace quindi di interagire anche con le nostre vite. E un esempio che faccio spesso è quello del microbiota del nostro intestino. Bene, anche il suolo ha una complessità incredibile di microrganismi, funghi, batteri e poi anche organismi superiori, insetti e così via, che sono in interazione con le piante che sul suolo sono poste. Quindi è un concetto nuovo, banale se vogliamo, ma nuovo, su cui deve essere basata poi l'agricoltura del futuro, se vuole essere assolutamente sostenibile. E è molto importante, noi qui al CAB parliamo già da tempo di agricoltura urbana. Agricoltura urbana vuol dire un'agricoltura che si insinua anche all'interno delle città e rende la catena alimentare, la filiera alimentare più corta, cioè avvicina il cibo al cittadino. E quindi è un'agricoltura diciamo intelligente dal punto di vista della logistica, quindi noi sprechiamo molto meno carburante per portare il cibo sulla nostra tavola, generiamo meno traffico, quindi abbiamo un impatto estremamente positivo non solo sull'ambiente ma anche sulle nostre vite, sulla qualità della nostra vita. Il progetto che è stato inaugurato oggi ci ha interessato fin dall'inizio perché mette insieme diversi fattori che sono quelli di produrre cibo biologico, curare l'ambiente e nello stesso tempo occuparsi delle persone più fragili che possono aver bisogno di un'alimentazione sana e corretta, cosa che peraltro come Cucine Popolari stiamo cercando di fare. Noi, vuol dire, con queste materie, cibo, anche con lo stesso CAB, stiamo collaborando, nel senso che veniamo a ritirare alimenti, frutta, verdura, magari vicino al suo tempo di vita, perché una delle nostre capacità è quella di coniugare il contrasto a buttare via le cose alimentari
utilizzandolo invece per fare cibo, pasti per le persone più fragili. Questa abilità l'abbiamo maturata nel tempo e chiaramente uno dei nostri principali fornitori, soprattutto di frutta e verdura, è il CAB. E abbiamo già fatto alcune esperienze di collaborazione in questa direzione. Adesso ci aspetteremo di vedere crescere questo orto, questi alberi da frutta e poterle poi effettivamente distribuire ai nostri ospiti, agli ospiti delle nostre mense, che sono attualmente 4. Stiamo producendo al giorno praticamente 600 pasti, 580-600 pasti distribuiti in 4 cucine nostre in altrettanti quartieri di Bologna. Ruotano giornalmente nelle varie cucine 85 volontari, complessivamente i volontari nostri sono 280.